sono prodotti a base di cereali. Secondo le linee guida nazionali e internazionali, la nostra alimentazione dovrebbe basarsi su un consumo quotidiano di cereali, oltre che di frutta e verdura, per poter in questo modo realizzare la famosa dieta mediterranea, che tutt'oggi è considerata la dieta regina per la prevenzione delle malattie cronico-infiammatorie. I cereali sono la fonte principale di carboidrati e secondo le indicazioni, il 50% dell'energia che proviene dalla dieta dovrebbe derivare proprio dall'assunzione di carboidrati. La maggior parte però dovrebbero essere carboidrati complessi, ovvero a base di amido, proprio come la pasta, i grissini, eccetera, e solamente una minor parte proveniente dai carboidrati semplici, che sono quelli che vengono chiamati banalmente zuccheri.